Acciabò, ragazzi. Acciabò. Sinceramente, devo proprio essere onesto, mettermi qui in piena notte a preparare le pagelle di Torino Juventus 0-0 mi provoca anche un certo disagio e imbarazzo. Rido per non piangere. Facciamo così, perché parlare ancora di questa partita io credo che abbia ben poco senso, quindi archiviamola e vediamola semplicemente come un meno uno che ci porta al traguardo finale, alla 38esima giornata di questo campionato. Lo so che è anni, ormai è il quarto anno che ci ripetiamo la stessa filastrocca, e cioè speriamo di arrivare alla fine dell'anno, aggiungo un pezzettino, speriamo che sia l'ultima volta che speriamo di arrivare alla fine dell'anno. Mi piacerebbe finire una stagione dicendo oh, che bella stagione, spero che non finisca mai, se mi manca quella sensazione lì. Però bisogna essere, secondo me, sempre onesti, sempre sinceri, a maggior ragione se bisogna interfacciarsi con qualcun altro. Queste sono le cose che penso e che credo, non avrebbe ragione, non ci sarebbe motivo di nascondervelo, di dirmene delle altre. Penso questo. E a tal proposito vi chiedo un mi piace, un'iscrizione al canale, anche perché ragazzi, tra un mese esatto, 14 di maggio, oggi è il 14 di aprile, 14 di maggio festeggiamo 10 anni dall'apertura di questo canale YouTube. È il momento giusto per lasciare l'iscrizione, per lasciare il like, per lasciare il commento, per arrivare al 14 di maggio e festeggiare tutti insieme un traguardo meraviglioso. Vi ho lasciato sopra nelle schede anche un video, guardate lì che bello che è giunto lì con questo occhiale un po' sbarazzino, foto meravigliosa, voglio comprarmi lo stesso occhiale solo perché ce l'ha lui e voglio sembrare figo come lui. Ha parlato, ha detto delle cose importanti, un'intervista in un politichese che è una sorta di dico non dico, e non solo, perché in questo video parlo anche di Allegri e della sua volontà di non mettere il tridente anche col Torino quando sei 0-0 a 25 minuti dalla fine. Formazione iniziale che è confermata per la terza volta nei giocatori di movimento, quindi Lazio, quindi Fiorentina, quindi Torino, tre volte di fila con gli stessi 10 di movimento, eccezione fatta per Szczęsny, Perin, ma Perin è il portiere di Coppa e quindi era l'unica motivazione. Sui cambi non mi ha convinto, nel primo tempo si erano create delle occasioni per andare in vantaggio, ma se quelle occasioni non le concretizzi non è che puoi smettere di giocare per poi andare in conferenza stampa e dire però nel primo tempo le abbiamo fatte. Sì, c'era anche un altro approccio, un'altra volontà, il Torino non era venuto fuori, quando viene fuori il Torino deve trovare delle contromisure, magari provare a fare dei cambi, provare a modificare qualcosa che non stava andando, provare a essere più coraggioso, provare a dire sai che se forse non ho ancora fatto gol con due attaccanti, chissà, magari con un terzo potrebbe succedere, sì, sulla carta può succedere, magari in campo no, ma intanto proviamoci. Questo e tanto altro nell'insieme del libro delle cose che non mi sono piaciute dell'Allegri bis e delle cose che mi fanno dire basta, bisogna cambiare, perché qui se no l'aria sta diventando fin troppo pesante, un'aria veramente irrespirabile. Questo è tutto quello che ho da dire sulla valutazione di Allegri all'interno di una partita troppo brutta per essere vera, sia per la Juve sia per il Torino. Stop. Szczęsny 6,5, ancora una volta si fa trovare presente, chiamato in causa nella ripresa, nel secondo tempo. Il Torino ha sporcato spesso e volentieri i guanti a Szczęsny, non parate impossibili, devo essere sincero, parate di un livello normale per un portiere del livello di Szczęsny. In bocca al lupo, perché potrebbero esserci delle brutte notizie domani mattina quando ci svegliamo. Szczęsny ha subito una gomitata, ha preso una gomitata da Adam Masina sui sviluppi di un calcio d'angolo, mi pare, sì, appena entrato Masina, e rischia uno stop. Quindi in bocca al lupo Tech, siamo tutti con te, giocatore che veramente in questa stagione ci ha salvato in più di un'occasione, in più di un'occasione, e ancora una volta uno dei giocatori col voto più alto all'interno della partita. E solitamente quando è il portiere non è mai una bella notizia per la squadra. Voto 6,5 a Gatti, ha fatto l'ala. Io non credo che sia logico immaginare, programmare una partita con Gatti che deve andarsi a prendere quello spazio dell'uno contro uno nel magico mondo della Juventus 2023-2024, e Gatti che deve andare a sfidare sull'esterno di destra il marcatore per andare a mettere il cross. E tra l'altro Gatti lo fa anche molto bene nell'unica occasione in cui ha la possibilità di farlo, e poi Vlahovic sbaglia lo stop, tira addosso al portiere, anzi tira in tunnel al portiere che fa anche una bella parata, ma l'errore è prima, ma l'errore
ancora una volta, è che Gatti debba fare quelle cose. Gatti è un difensore, al limite un braccetto, non ha senso che faccia l'ala. Secondo me può fare il terzino, in una difesa a 4 può essere quel giocatore un po' più bloccato o comunque che va su in conduzione, ma non può essere un'ala. Le ali hanno altre caratteristiche nel calcio del 2024. Mi sembra anche assurdo doverci mettere qui a discutere questa cosa. Voto 6,5 a Bremer, perché Bremer contro Duvan Zapata è stato un duello veramente bello, interessante, di quelli veri maschi di una volta. Mi sono sentito abbastanza sicuro su Duvan Zapata, perché Bremer credo che abbia fatto una buona partita e si merita il 6,5. Voto 5,5 a Danilo, dei tre difensori credo il peggiore, anche a volte scollegato, mi è sembrato dal punto di vista mentale. Cercasi Danilo, perché questo sicuramente non è il capitano della Juventus che abbiamo imparato ad apprezzare. È un giocatore che va ritrovato, assolutamente. Io non so se stia soffrendo per tutta la situazione legata alla Juve, legata al calo, eccetera, 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 o magari un discorso suo, motivazionale suo, o magari fisico suo, però bisogna capirla, questa cosa bisogna comprenderla, perché comunque Danilo è un giocatore che ha un contratto in scadenza o 2025-2026, quindi sicuramente nella Juve dell'anno prossimo dovrebbe essere presente. A meno che non si decida di epurare alcuni giocatori, tra cui quello che è stato reso un vero e proprio simbolo, dato che veste la fascia da capitano della Juventus in questa stagione. Sinceramente a me dispiacerebbe vedere partire Danilo, però come l'impressione che in questo momento lui non stia riuscendo a dare il 100%, non solo per motivi fisici, io credo che ci sia anche dietro qualcos'altro, poi non so dirvi che cos'è, magari si sta programmando un'uscita anche del numero 6. Voto 5,5 a Kostic. Che cosa vi devo dire a partita di Kostic? Il solito troppo poco, niente di più, niente di meno, altro giocatore che mi sembra palesemente in uscita. Voto 6 McKennie, del centrocampo è secondo me il migliore, tra errori, tra alti, tra bassi, una sorta di montagna russa la partita di McKennie, però il 6 credo che se lo porti a casa anche solo per impegno, abnegazione. La stessa cosa non si può dire per Locatelli, che spreca un'occasione sullo 0-0, beh, la partita poi è finita 0-0, ma nel primo tempo su un assist di Cambiaso, uno scarico di Cambiaso che faceva praticamente la punta, corpo troppo all'indietro, ha fatto meta, 3 punti per Locatelli, non al fantacalcio dove ce l'avevo titolare, dove si becca 5 per la mia valutazione, troppo lento sempre nel movimento senza palla, solito lavoro che fa in lotta sui giocatori avversari che arrivano in quelle zone, quindi una sorta di difensore in più, ma è sempre troppo poco se dobbiamo valutare la prestazione di un centrocampista. Voto 5 a Rabiot, io credo che sia necessario puntare una sveglia, magari non so cosa, un iPhone, io so perfettamente la sveglia dell'iPhone che rumore fa la mattina, ecco, Rabiot bisognerebbe iniziare un po' a puntargliela per ricordargli che la stagione non è finita, fatevi vedere un calendario, siamo al 14 d'aprile, non c'è scritto primo luglio dove scade il contratto di Rabiot, dove non ha più un vincolo con la Juventus, eccetera eccetera eccetera. Se sta già pensando all'europeo, mi dispiace per lui, c'è da finire questa stagione qui, perché non posso assolutamente accettare che un giocatore con il suo fisico e il suo motore non arrivi mai a prendere le palle in uno contro giocatori anche sicuramente tecnicamente inferiori a lui. Da Rabiot ti aspetti decisamente di più per palmarès, per status, per presenza nello spogliatoio, per ingaggio, per esperienza in generale. È un giocatore da ritrovare, perché l'anno scorso, quando o stava meglio o ha voluto alzare di sua spontanea volontà e girare il motore, è sembrato un altro giocatore, e allora bisogna continuare su quella falsa riga. Io capisco che magari qualcuno gli possa anche aver detto Adrien, con questa cifra non ti rinnoviamo, ma ad oggi si gioca ancora per la Juventus, e così invece è dannoso anche solo mandarlo in campo. È un discorso fisico, è un discorso mentale, è un discorso motivazionale, non lo so, però Adrien Rabiot deve ricominciare a giocare a pallone per la Juventus, grazie. Cambiaso, voto 6, sta facendo fatica secondo me nelle ultime partite, Cambiaso. Non lo vedo come all'inizio, su una cosa però non fa fatica, cioè sul palleggio e sulla voglia. Perché c'è stata anche una volta che ha fatto un break a centrocampo, ha recuperato palla, è andato a giocare più da trequartista, poi è andato in attacco, poi ha fatto proprio quell'assist a Locatelli. 2-3 spunti nella partita di Cambiaso sono buoni, anche da destra si accentra, va a crossare o va a palleggiare in mezzo, quelle cose le fa ancora bene. Poi è ovvio che non posso chiedere a Cambiaso di risolvermi ogni partita, per quello vi dico che è calato, ma secondo me più che altro è calato nella testa.
perché fisicamente, tecnicamente è il bel giocatore che è diventato e che abbiamo visto in questa stagione. Sulla testa io credo che stia facendo molta fatica a reggere i ritmi da squadra come la Juve, non è abituato, è il primo anno, capita, però deve crescere anche lì, anche perché è un giocatore del 2000, quindi per forza di cose deve crescere, perché sta entrando in quella fase di carriera determinante per i giocatori della sua età. Voto 6 a Chiesa, non una partita di quelle che dici wow, un giocatore fenomenale, non il Chiesa del primo anno di Juve, nemmeno quello dell'Europeo, però dei segnali di ripresa da parte di Federico Chiesa. Quando è andato sulla destra a mettere quel pallone dentro per Vlahovic è stato meraviglioso, ancora una volta, coincidenza dalla destra? Sì, no, forse, per me più no che sì, però va bene, lettura personale anche in questo caso. L'avrei tolto? No. A maggior ragione, solitamente questo discorso lo faccio quando Chiesa fa anche delle prestazioni non bellissime. Stasera, secondo me, era uno dei meno peggio. Si è arrabbiato, Chiesa si è arrabbiato all'uscita, ha lanciato una bottiglietta, ha tirato un calcio, non ha salutato i compagni. Lo capisco, le partite di Chiesa hanno una scadenza. Tu prendi uno yogurt, lo guardi dietro, ah, questo scade il 15 di aprile, ok, lo mangio entro il 15 di aprile. Tu prendi Chiesa, lo giri, ah, Chiesa esce al 60esimo. Ecco, c'è la data di scadenza sulle partite di Chiesa, lo sai prima, devi consumarlo preferibilmente entro il minuto 62. E io capisco che possa dar fastidio, a maggior ragione quando la squadra è 0-0 e devi fare un gol per sbloccare la partita e vincerla. Assolutamente comprensibile. Voto 4,5 a Vlahovic, assolutamente fuori dalla partita, non tanto nella protezione della palla, nel prendere i falli, quello l'ha fatto anche abbastanza bene, però quando manchi due occasioni come appunto sull'invito, sull'assist meraviglioso di Chiesa, oppure lo stop sul cross di Gatti e poi tiri anche non in maniera eccellente, non con quella cattiveria, e hai due occasioni in una partita, le sbagli tutte e due, non posso fare altro che punirti. Poi avesse avute altre due o tre, magari faceva altri due o tre gol, non lo so. La stagione di Vlahovic è positiva, su questa partita devo valutare quelle due occasioni colossali. È tutta colpa di Vlahovic? Ovviamente no, ovviamente no, ma qui stiamo facendo la pagella di Vlahovic individuale. 4,5 all'interno di una stagione super positiva per Vlahovic, in un giorno di ritorno super positivo per Vlahovic, in un derby di Torino super negativo per Vlahovic. Punto 6, quello squillo sulla sinistra dove si accentra e poi va al tiro, questo è quello che deve essere, ragazzi, un giocatore che parte da quella posizione. Immaginatevi, provate così per gioco, Yildiz che parte da sinistra fa quella roba lì, Chiesa che parte a destra fa quella roba lì. Sì, ma dobbiamo sostenere l'equilibrio, la squadra gioca così, sulla carta è un conto, non dobbiamo... Lasciate stare, questi sono pensieri che non ci devono interessare, non ci deve importare. Yildiz si fa i suoi 30 minuti, Chiesa si fa i suoi 60, e tutti devono stare zitti e accontentarsi di questa cosa, perché stiamo facendo molto molto bene e quindi è giusto anche che si continui in questo modo qui. Ealing, voto 5,5, sempre un po' caotico, un po' confusionario, un giocatore che devo ancora sinceramente ben comprendere, ribadisco, a me dà l'impressione di essere un giocatore più offensivo, ma magari mi sbaglio. Meno 2, Alessandro, dai, meno 2, ci siamo quasi, altre due partite andiamo a raggiungere Nedved, altre tre lo andiamo a superare nella classifica dei giocatori stranieri con più presenze nella Juventus. Dai che da qui alla fine della stagione, tra le 6 di campionato, una di Coppa Italia e forse l'altra, sono 8, almeno 3 le riusciamo a fare, ce la facciamo, non ti preoccupare, stai tranquillo che adesso arrivano anche queste presenze qui. Ken senza voto, non mi ricordavo nemmeno che fosse entrato, Alcaraz senza voto. Il senso di inserire Alcaraz mi è tuttora sconosciuto, mi ha fatto riderissimo Panos, che su Twitter ha detto pagherei per leggere cosa c'è scritto nei foglietti di Landucci che negli ultimi due minuti di recupero dice ad Alcaraz mostrandogli e gli spiega cosa deve fare in campo. Effettivamente fa molto ridere pensandoci, un cambio di quelli sensati, no? Alcaraz negli ultimi due minuti, meno male che l'abbia messo dentro perché abbia dato quella scossa determinante al derby di Torino, siamo riusciti a portare a casa un punto. Ragazzi, sono stato un po' ironico, ma devo cercare anche un pochettino di trovare l'ironia in questo momento, perché sennò, se non riusciamo a trovare un pochino di cose di cui sorridere, diventa stressante, diventa difficile. Dobbiamo passare queste partite, che sono partite brutte, dobbiamo lasciarcele alle spalle con un solo pensiero: manca sempre meno al termine della stagione, manca sempre meno arrivare in Champions. Io spero che la Coppa Italia possa essere quel qualcosa in più di stimolante, e quindi fino alla fine
forza Juventus. Ciao.